Il 24 gennaio Foligno ha celebrato il suo patrono, San Feliciano. Salve, bentrovati su TRG Foligno, dove sta per cominciare la solenne celebrazione del patrono di Foligno San Feliciano. Dal Duomo vi sta parlando Federica Menghinella, accanto a me c'è il commentatore ormai conosciuto dal nostro pubblico in questa ricorrenza, ovvero il professor Antonio Nizzi, direttore editoriale della Gazzetta di Foligno. Iniziamo con il dire il significato religioso della festa. E lo faccio con le parole del nostro vescovo Gualtiero Sigismondi: non commemorare, non ammirare, ma imitare. I santi non hanno patria né tempo, sono cittadini del mondo, lampada sopra il monte. San Feliciano è il chicco di grano che muore e per questo porta frutto. È la coerenza della fede, la testimonianza della verità. Feliciano è martire, cioè testimone. Ha seguito Cristo fino al dono di sé. La festa del patrono si apre con il canto che stiamo ascoltando, O Gemma Clara Martirum, l'inno dedicato a San Feliciano, scritto dal musicista perugino Francesco Morlacchi intorno al 1830. È un brano complesso ed articolato per tenore e coro, molto solenne ed è scritto secondo lo stile dell'epoca. Morlacchi era un operista molto apprezzato. Il tenore solista è Pierluigi Simeoni. Le voci del quartetto e del trio sono quelle del soprano Rita Alemanno, del contralto Elisabetta Baroni e del basso Mario Epifani. La Scuola Cantorum Santa Cecilia della Cattedrale di Foligno presta il suo servizio. Dirige Antonio Barbi, all'organo il maestro Ottorino Baldassarri. Il 24 gennaio è stato celebrato il patrono di Foligno, San Feliciano. Ad officiare la Santa Messa è stato il cardinale folignate Giuseppe Betori, affiancato dal vescovo di Foligno, Monsignor Gualtiero Sigismondi. TRG ha dedicato una diretta televisiva dalla Cattedrale di San Feliciano, dove sono affluiti numerosi credenti e personalità del mondo delle istituzioni. E illuminano la figura del nostro patrono San Feliciano, emerge il suo ruolo di evangelizzatore, di annunciatore, propagatore della fede cristiana. Nel vescovo Feliciano la tradizione infatti riconosce non solo colui che partendo da Forum Flamini diffuse il Vangelo di Gesù nel territorio della nostra attuale diocesi, ma anche colui che fece altrettanto in non poche città e borghi dell'intera nostra regione. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.